Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Rosso Fuoco Nuzlocke Randomizer. Nella puntata precedente abbiamo battuto Moltres e siamo arrivati qui a Second Isola, dove non abbiamo nient'altro da fare se non fosse per il fatto che dobbiamo recuperare Lisetta, la figlia del capo dell'arena giochi di Second Isola. Quindi per far ciò dovremo dirigerci a Terz'isola per andare anche a vedere cosa succede lì, no? Ma in ogni caso, prima di procedere, volevo ricordarvi che nel precedente episodio ho anche catturato questo fantastico Teddy Ursa che molti di voi hanno anche apprezzato e che mi hanno anche consigliato di tenere in team. Quindi, lo farò, esatto. Allora, vi faccio vedere subito Ted con Centripugno, Osso Boomerang, Ricciolo Scudo e Lanciafiamme. Davvero un ottimo Teddy Ursa, cioè per essere solamente un Teddy Ursa non immagino quando poi si evolverà in Ursaring, cioè quindi lo terrò sotto allenamento almeno per adesso, appunto perché mi manca il sesto membro da mettere in team e quindi metterò Ted. E per completare in bellezza toglierò un attimo il condividi esperienza da Spike che sta già al 41 per assegnarlo al nostro Ted. Ovviamente con un commento e un like fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto o se vi sta piacendo in ogni caso e se ho fatto la cosa giusta per quanto riguarda Ted per lasciarlo in team eccetera. Quindi ragazzi, direi che possiamo partire immediatamente per Terz'isola. No, aspetta, mi sa che sono andato a Primisola, sapete? Non lo so, vediamo un attimo. Sì, sono andato a Primisola, sono uno stupido. Terz'isola. Ok. E andiamo. Eccoci qui. Allora, la musichetta è sempre uguale. Adesso no. Perfetto, ci sono già questi centauri che sfrecciano nella sabbia con delle motociclette. Non si sa come, non si sa il perché non affondino nella sabbia, però ok. Siamo della Federazione Centauri di Canto. Vrum 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 vrum. Mi piace imitare il rumore della mia moto. Ok, tu hai problemi seri. Ehi, nonnetta, scucimi qualche spicciolo. Ah, ok. Eh? E tu chi sei? Ora chiamo la polizia. Ma io non ho fatto nulla! Dannazione, perché devo andarci sempre di mezzo io? Via Terz'isola. Chi c'è qua dentro? Ah, c'è il tipo delle pepite. Ciao, come va? Vuoi sapere cosa ci faccio qui? Beh, cerco l'oro. Quando ne avrò trovato abbastanza, comprerò casa accanto. D'accordo, quindi ripasso magari più tardi, eh? Siamo al porto di Terz'isola, dove potrei anche catturare un nuovo Pokémon, ma non so che Pokéball ho, quindi mi assicuro un attimo. Ok, 25 Megaball, potrei farcela. Vediamo un po' cosa salta fuori. Vediamo. Dai, spero in qualcosa di buonissimo. Anche perché vorrei tanto togliere Auron, ecco. Perché veramente non apprende niente, non apprende niente di mosse, non è forte, non mi sta dando una mano, easy. Non capisco perché io non trovi dei Pokémon. Ok, oh, Meditite, ragazzi, Meditite. Ah, Meditite è buono sì. Bisogna vedere le mosse che c'ha però. Io provo a catturarlo, eh. Magari dopo lo guardo nel box, eccetera, eccetera. Anche perché per adesso non lo posso nemmeno fare. Aha, aromaterapia, bla 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 bla. E fuori, di nuovo, dai, per favore. Catturati. Uno, due, tre, quattro. Ok, quindi abbiamo catturato Meditite. E basta. Direi che possiamo andare avanti tranquillamente, Pokémon Meditazione, non diamogli un soprannome almeno per adesso, magari lo rinominerò dal giudice onomastico un pochino più avanti, anche perché per adesso non so che soprannome dargli e non so se lo terrò in team, bisogna vedere anche dalle mosse e dalle statistiche. Quindi possiamo dirigerci tranquillamente a Terz'isola, nel cuore di Terz'isola, ecco. Ed eccoci qua. Perfetto, qui abbiamo il centro Pokémon. Mettiamo in sesto il nostro team e poi proseguiamo e andiamo dritto per le cose serie, ok? Perfetto, allora, la nostra squadra è in forma, il PC non funziona ancora, che belle notizie. Però in ogni caso dobbiamo tenere sotto allenamento il nostro Ted.
Intanto, già che ci siamo, vorrei vedere le case, no? Questa è vuota, ma c'è una cosa strana qua. Sono esposte rocce e gemme. Ok, niente di strano allora. Da questa parte cosa abbiamo? Oh, ma dei centauri. Sei tu il capo? Torna immediatamente accanto. Ehi, cos'è quell'aria ostile? Sono appena arrivato. Che bella accoglienza. La vostra banda sta creando scompiglio con quelle moto. Avrete idea dei fastidi che ci avete procurato? No, scusa, ma non capisco. Guardati in giro, è un mortorio. Dovresti ringraziarci perché ravviviamo un po' questo posto. Ma se proprio ci tieni, prova a farci andare via. Razza di codardi. Fate gli sbruffoni solo perché siete in gruppo. D'accordo, quindi... ci sono io, potrei anche farvi fuori. Ehi tu, la smetti di fissarci. Non lo sai che non è educato. Lo sai che non è educato. Ok, possiamo iniziare una sfida e basta? Grazie, ok. Xatu, idropompa, bello diretto. Livello 50 Leafstorm, sento quella potenza, sì, la sento. Basta, ok, possiamo switchare perché davvero Leafstorm ha raggiunto la massima potenza, almeno per ora. Possiamo mettere anche altri Pokémon, dobbiamo allenarci soprattutto con altri Pokémon perché si avvicina alla Lega Pokémon. Ted sarà a livello 17, ok, perfetto. Ok ragazzi, non azzardarti a ridere. Ma tu non sei di Kanto, dovresti essere dalla nostra parte. Perché dovrei? Ok, allora c'è Gun Centauro. Ma che nome è Gun? Gun. Va bene. Magifuoco, via. Bye bye. Ted sale al 18. E basta. Ha accumulato tipo nel tempo di niente un sacco di punti esperienza ed è salito di livello, fantastico. Ok, c'è un altro motociclista con Tangela che va KO subito. Un altro ancora, questa è zucca pelata però. Osso boomerang, ragazzi io attacco perché mi trovo le mosse per mano, non vado oltre, nel senso che... se mi trovo un Pokémon difficile da battere uso lo stesso delle mosse random. Tipo Osso Boomerang è super efficace, quindi io vado dove mi conviene di più. Però intanto se dorme, ok, mo si è svegliato, via. Ted sale al 19 e sta cercando di apprendere Turbo Fuoco. What? Cosa? Turbo Fuoco. Beh, io a sto punto tolgo Riccio lo scudo perché è meno utile come mossa. So che fa aumentare la difesa, bla 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 bla, è utile. Però comunque lo posso utilizzare come attaccante speciale. Ok, non avevo nemmeno visto chi aveva mandato Machop, quindi facciamo volo, che chiaramente è super efficace. Ok ragazzi, volo. Salutiamo il nostro carissimo amico Machop. È stato bello finché è durato. Ok, e possiamo andare avanti. Paxton zucca pelata. Paxton. Ma che nome è Paxton? Cosa mai ci troverai in questi morti di sonno? Ah beh. Ok. Loro non... Ok, ci parlano di Lisetta. Si trova più avanti, lo sappiamo. E ci regala sto tizio una ricarica totale. Buono, 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 buono. Ok ragazzi, allora qui abbiamo altre case. Adesso le esploriamo immediatamente. Lisetta c'ha uno sprite uguale a questo, quindi... Io? No, non sono Lisetta. Ah, tanto per dire, ecco. Credo che sia andata al bosco baccoso. Ci va a raccogliere le bacche per preparare il pranzo. Ok, dove si è mai sentito che con le bacche ci si preparano i pranzi? Forse per i Pokémon, però. Ok. Il mio papà non fa andare fuori a giocare, non è giusto. Oh, povero bimbo. Non andare mai e poi mai al bosco baccoso, è pericoloso. Sì che è pericoloso, a prescindere dal perché ci sono gli ipno. Ok, no? Vado ad allenare il mio Doduo nel bosco baccoso e appena si evolve lo porta a giocare a Secondisola. Oh, entusiasmante mi dicono. Cosa abbiamo qui? Un'altra tizia. Ehi là? Ho comprato questa casa perché volevo abitare in un posto tranquillo. Credo che oggi andrò a pescare. D'accordo, ma nessuno dà strumenti qui? Peccato.
Ok. Niente di speciale. È vero, sono un po' tutti noiosi qua. È inutile, non riuscirò mai a piegare questo cucchiaio con la forza del pensiero. Comincio a credere di non aver nessuno potere psichico. Non sei mica ipno, insomma. Non sei mica Kadabra o la Kazam, cioè, voglio dire. Allora, ragazzi, siamo al ponte a braccio. Ponte a braccio, si prega di fare silenzio. Shh, zitti. Ho detto di stare zitti, ok? Andiamo a vedere intanto qual è il Pokémon del ponte a braccio, ok? Oh, ma parlavo 2 secondi fa di Kadabra. Assurdo. Cioè, ho parlato 2 secondi fa di Kadabra. Ho detto, non sei mica Kadabra o Alakazam. Portate indietro il video, oddio. Ho qualche potere telepatico io, non lo so. Qui sta succedendo qualcosa. No, ragazzi, non lo so. Non so Kadabra fino a che punto mi è utile. Però io lo catturo comunque, se ci riesco. Vediamo sto boomerang. No, vabbè, lo faccio fuori. E se è chiaro, è chiaro. Forse non dovevo fare sto boomerang. Vabbè. Ted sale al 20. E andiamo avanti. Vabbè, fa lo stesso, ragazzi. Allora, qui dovrei usare taglio, ma non ho taglio. Quindi, per questa ragione, non farò taglio. Ma dai, veramente. All'interno del bosco baccoso, dovrei avere la necessità di usare taglio. Ma non per arrivare in delle zone importantissime. Però, fa lo stesso, cioè, frega cazzi. Non lo utilizzerò. A questo punto direi di fare... Psicolancio no, sottomissione, tuono shock su Sablai. Ok, intanto idropompa su Dactrio, che penso, infatti, vada KO direttamente. E Spike, che probabilmente con tuono shock non manda KO Sablai. Vediamo un attimo. No, infatti, come avevo previsto. Spike avvelenato, oddio. Ok, dai. Via, ciao. Allora, dato che mi trovo qui, direi di andare un attimo al centro Pokémon, perché sinceramente odio avere i Pokémon avvelenati durante il tragitto, ed è la cosa più odiosa del mondo. Ovviamente chi la pensa come me lo scriva con un commento. Allora, ragazzi, sì, curiamoci velocemente i Pokémon e ritorniamo indietro. Dai. Comunque, stavo dicendo... Nulla, direi di andare avanti un'altra volta. Eravamo già qui. Più avanti cosa c'è? Non lo so nemmeno io, perché non mi ricordo. Qui c'è uno strumento, una pietra idrica. Perché è intuibile. C'è una roccia, sola soletta, niente zolle d'erba davanti. Lì c'è uno strumento. E tu lo intuisci e dici, wow, sono un ricerca strumenti umano. Poi non è così. Ok, Fortress. Un'altra allenatrice. Con Magnemite. Osso boomerang. E salutiamo Magnemite. Ted sale al 21. La prossima scelta è Blaziken. Direi di restare in campo e usare. Infatti, ciao Blaziken. È troppo forte, ragazzi. È troppo forte. Vabbè, sto al 50, raga. Non possiamo negare false testimonianze, ecco. Allora, direi di switchare adesso, perché ha rotto un po' le palle. Leafstorm è un po' troppo forte. E dovrei farlo stare fermo per un po' di tempo. Mi sa di sì, chiaramente. Direi di mettere in campo Snippy. Sì, sì. Ciao, bimba. Vai così, Pokémon! Pokémon! Ok, sì! Parte la sfida contro Ramona Ciambellina con una ciambella azzurrina. Allora, Zigzagoon, Pokémon normalissimo, che usa Tornado. Mica tanto, normale. Mi fa anche tentennare, stro. Mi avete capito? Vai, lanciafiamme e KO Zigzagoon. Ciao, ciao. Adesso, Ted sarà a livello 22. Direi che sta smacinando un po' di livelli ed è buono così, ragazzi. Bisogna andare avanti, devo allenarlo fino all'evoluzione, ecco. Adesso facciamo surf. Abbiamo di fronte un Makuhita. Ok. Ciao, Makuhita. Beh, sembra parecchio facile, dai. Niente di poi così tanto difficile. Quillfish. Ok.
E direi di andare di fulmine. Esatto. Abbiamo la risposta pronta a tutto qui, eh. Palla ombra, che diminuisce anche la mia difesa speciale, mi toglie qualche punto vita in più. Ma don't worry, guys. Ok. Bye bye. Anche con tuono shock. Siamo quasi per salire al 41, se non adesso. Oh, mancava pochissimo, dannazione. Prossimo Pokémon Umbreon, prossimo ed ultimo Pokémon. Direi di provare ghigliottina, non lo so. Ultimo canto, ho paura. Un attimo, dai. Ghigliottina, oh mio Dio, ha effetto e non fallisce. Amo Snippy. Signori, amo Snippy. Ok. Perfetto ragazzi, siamo riusciti a shottargli un intero team. Snippy si aggiudica il livello 41, bravo per com'è. Ted al livello 23. E si finisce in bellezza. Bye bye Ramona. Ok, allora. Da questa parte dovrei andare sì a sinistra. Abbiamo altri allenatori. Non so se le... Non... Vediamo, credo di no. Sì, invece. Mi piace il profumo dell'acqua marina. Ammesso che l'acqua marina abbia un profumo. Semmai la salsedine. Ok, Giraci, lancia fiamme, diretto, oddio, mi ha fatto malissimo, solo che non me ne sono accorto. prossimo Pokémon, Paras, non sostituisco a sto punto, che mi conviene fare di nuovo lancia fiamme, no? Ok, via, ciao. Bene, mia mamma non vuole che nuoti senza salvagente. Ok, allora, stavo dicendo... Sì, bisogna stare molto attenti a Snippy. Appunto perché, non lo so, ha una difesa molto molto bassa. Ne avevamo già parlato, discusso nei precedenti episodi. È veramente, veramente tosta restare in campo con Snippy. Bisogna stare veramente attenti. Ok, Marowak userà forzatore, aumenta la sua difesa. Facciamo un bel psicolancio, l'unica cosa che posso fare. Almeno un po' di più potente. E no, restiamo in campo ad usare tuono shock. E no, dannazione. Perché resiste Quillfish? Via. Ted livello 24. Prossima scelta Shelder. Oh, Pokémon di tipo acqua, dai. Mi piace questa situazione. Dai, corpo scontro. Mamma mia, lo stab che mi paralizza anche. Vabbè, mica tanto stab però. Ok, via. Allora ragazzi miei, da questa parte c'è l'entrata per il Bosco Baccoso. Andiamo. Bosco Baccoso. Ok, un posto parecchio macabro ed inquietante. Non è un bosco qualunque, perché all'interno di questo bosco, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, si raccontano tipo brutte storie per quanto riguarda Ipno. Se non sbaglio c'è anche la creepypasta su Ipno. Però non so se... Se lo scenario cita anche questo bosco. Non lo so, non mi ricordo. Comunque, Pokémon del Bosco Baccoso. Ninjask. Aha. Che potrebbe evolversi in Shedinja. Ma non avendo le stesse abilità sarebbe un po' inutile. Però voglio vedere comunque che mosse ha. Vabbè, uno Shedinja con fossa però. Dannazione. Ok, facciamo flagello. Non toglie niente. Metronomo. Furia. Dai. Furia. Ancora furia? No. Due colpi subiti. Metronomo ancora. Vediamo cosa esce fuori. Calmamente. Oh, ok, bravo Auron. Sì, boostati l'attacco speciale e la difesa speciale, che non ha niente a che vedere con le tue statistiche. Mega Ball. Dai. Uno. 2, 3 e 4. Ok, siamo riusciti a catturare Ninjask. Non gli darò un soprannome. Farò sempre la seguente per quanto riguarda i soprannomi, dovesse interessarmi il Pokémon stesso, che osserverò dopo, perché se non sbaglio, dopo aver compiuto questa missioncina, i box saranno un'altra volta accessibili. Oh, Mantine. Ok, no, non si scappa. Che roba è, no? Che vuol dire non si scappa? Dai. Ghigliottina. Oddio. 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 Fuggi. Ragazzi, ha fatto ghigliottina.
Avete presente che se avesse avuto effetto Kaiton non ci sarebbe stato più. Grave come situazione. Bisogna stare attenti. Allora, fino ad adesso ho avuto veramente la fortuna, e ripeto, ho avuto la fortuna perché non mi è mai capitato in delle Nuzlocke di far durare un intero team così a lungo, senza barare, attenzione, non ho mai fatto nulla io. Non mi è mai morto nessun Pokémon del team, sia nelle registrazioni, allenamenti in off camera, zero, meno di zero. Mi sono sempre trovato bene con questo team, ed è strano. Cioè, va bene così. Cioè, almeno per ora, spero non muoia nessuno. Comunque, da questa parte dovrebbe trovarsi Lisetta, sì, eccola lì. Però vorrei recuperare qualche strumento qua e là, perché per quanto io ne sappia, ok, lì sempre alberelli, stupidi alberelli che ostruiscono il passaggio. Di certo non mi metto lì a far apprendere una mossa, una MN, una stupidissima MN a un mio Pokémon così a caso, perché non voglio, ecco. Solamente perché dei stupidi box nemmeno funzionano. Quindi vabbè, che dite, me ne sbatto del coso, degli strumenti, va. Sì, vabbè, direi di andare avanti, dai. Ok, andiamo direttamente da Lisetta. Aiuto, aiuto! Prima è arrivato un Pokémon spaventoso. Ora ho tanta paura che non posso muovermi, ma voglio andare a casa. Ecco, ritorna! No, no, via, via! Voglio il mio papino! Hypno! Ed è lui! Ah, è un Pokémon inquietantissimo. C'ha un naso che sembra una patata, non lo so. Fa una stranissima impressione sto Pokémon. Non mi è mai piaciuto come Pokémon. Ma perché non lo so, non mi piace. Comunque ragazzi, bisogna fare fuga. Basta, perché ho già catturato Ninjask nel bosco baccoso. Grazie, mi hai salvata, stavo cercando bacche. Ecco, prendi. E otteniamo una bacca paia. D'accordo, come ti chiami? Ho ancora paura. Puoi accompagnarmi dal mio papà? Grazie, Lisetta torna a casa. Ok, ci troviamo magicamente a Secondisola. Hai salvato Lisetta, come posso ringraziarti? Lisetta, mia cara, scusami, papà non sapeva che fossi in pericolo. Non ti preoccupare, papino, almeno ho fatto amicizia con Dark. Ok, riparlando col tizio. Ah, e per me? Come facevi a sapere che sono un appassionato di gemme e rocce rare? E Dark dà il meteorite al padre di Lisetta. Ah, me lo manda Bill, ringrazialo tanto da parte mia. E per debitarmi per la tua immensa gentilezza, voglio darti questo. E riceviamo la pietra lunare. Nient'altro ragazzi, quindi possiamo tranquillamente uscire dall'arena giochi, quella che è qui a Secondisola, per ritornare un'altra volta a Primisola e concludere l'episodio in bellezza. Ok, motoscafo più veloce della luce. Primisola. Rientriamo qui al centro Pokémon e voilà. Oh, c'è Bill. Ehi, Dark. Ce n'hai messo di tempo? Hai fatto un bel giro? Ce l'abbiamo fatta, il PC funziona perfettamente. Ci abbiamo messo pochissimo, Bill è davvero un genio. Beh, in realtà ho dovuto fare pochissimo. Sì, il PC era già quasi perfetto. Celio, devo riconoscere che hai fatto grandi progressi. Dici davvero? Grazie. Beh, qui abbiamo finito, si torna accanto. Ci vediamo presto. Dark, mi dispiace di non averti potuto mostrare l'isola, ma ti prometto che un giorno ti farò fare una bella visita guidata. Ma scusa, dimmi che senso ha farmi fare una visita guidata dato che ho esplorato tutte e tre le isole senza l'aiuto di nessuno. Vabbè, comunque, rieccoci qui all'isola Cannella, dove ci aveva lasciato esattamente circa due episodi fa, credo di sì. Che bella gita, vero? Il mio amico Celio ha gradito molto la tua compagnia. Torna a fargli visita, sono sicuro che ne sarebbe felicissimo. Ora che hai il Trispass puoi prendere il poche scafo di Aranciopoli in ogni momento. Ci vediamo allora. Ciao Bill, quindi. Ragazzi, abbiamo praticamente finito questa piccola missioncina a Primisola, Secondisola e Terzisola. Insomma, in una piccola parte del settipelago di Kanto, ecco.
Allora, quindi direi di curarmi i Pokémon qui all'Isola Cannella e di chiudere perfettamente l'episodio perché non abbiamo nient'altro da fare. A meno che qualche extra, non lo so ragazzi. Fatemi un attimo dare un'occhiatina, proprio una sbirciatina alla mappa, eh. Ok, allora abbiamo qui il percorso 20 dove ci sono le isole spumarine. Ehi ehi ehi, isole spumarine dove si trova anche Articuno. C'è il percorso 20 dove si trovano anche allenatori. Questo è tutto il percorso 20. Qui andiamo nel 19, poi c'è Fucsiapoli. Quindi, beh, rimangono veramente poche tappe, veramente poche tappe. E poi ritorneremo d'altronde a Smeraldopoli per battere Giovanni, capo palestra. E già, quindi niente, non facciamo degli extra, almeno per adesso. Vi farò aspettare ancora un po' per i prossimi episodi. E basta, direi di dare un'occhiatina, adesso che i box funzionano, beh, d'altronde siamo qui accanto, ai Pokémon che ho catturato, ecco. Allora, ho catturato questo Meditite che si trova al 15. Lotta Psico, vabbè, lo sappiamo. Natura fiacca. Sincronismo. Trasmette problemi di stato. Fantastico. Fuoco bomba, furia, aromaterapia, veleno gas. Non è neanche male, eh. Poi abbiamo questo Ninjask, allegro, con anti-insetto. Mosse con le otto più forti in difesa. Ok. In diff è in difesa? Non lo so. Comunque, cinesi, fossa, attacco rapido e spora. Ma vabbè, questo si può anche tralasciare benissimo. Non mi interessa poi così tanto. Direi che basta, ragazzi. Non lo so. Potrei avere una mezza indecisione per Meditite. Magari sempre sotto con un commento consigliatemi. Io devo avere un'ottima stabilizzazione per la Lega Pokémon, capite? Ecco perché in ogni episodio vi domando, ogni Pokémon vi tartasso di domande, sì. Oltre alla domanda del giorno a cui dovete rispondere, perché è obbligatorio ormai. E basta ragazzi, direi che per questi episodi ci possiamo salutare. Ci salutiamo qui all'Isola Cannella. Nel prossimo episodio andremo a fare altre cose. Non mancate assolutissimamente. Ricordatevi di lasciare un bel pollicione in su per questo episodio e di commentare sotto con l'hashtag DDG per rispondere alla domanda del giorno. Da Dark è tutto e al prossimo episodio. Ciao a tutti!